Messaggio di Sua Santità Papa Benedetto XVI dato a Enrico, mistico dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 13 gennaio 2023. Enrico, il Christus Vincit si canta durante l'ora santa. Sua Santità Papa Benedetto XVI appare in paramenti sacerdotali, camice con ricami ai bordi e all'altezza delle maniche, casula bianca con la M di Maria in azzurro. Indossa il pallio, una mitra d'oro e un pastorale su cui leggo la scritta «In hoc signo vinces». Mi segno con il segno della croce per accogliere il suo messaggio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro figlio, l'umanità si avvicina all'anniversario del Concilio di Nicea, un tempo di grazia in mezzo al diluvio. Dio lo vuole ancora per il piccolo resto fedele. Le mie parole saranno una bussola indispensabile. Conosci Gregorio VI decimo? Enrico. Beatissimo Padre, lo conosco. Papa Benedetto XVI. Papa Gregorio XVI era solo un semplice sacerdote quando fu eletto. Non era né vescovo né cardinale. Sotto il suo pontificato vi furono le grandi apparizioni mariane francesi, quelle di Rue du Bac e La Salette. Enrico, perché parla del pontificato di Papa Gregorio XVI? Papa Benedetto, l'attuale vescovo di Roma, Francesco, non è il Papa della profezia. Il pastore angelico, l'ultimo Papa, è l'esempio di Gregorio XVI. Enrico, so che cosa deve succedere a Francesco dopo la sede vacante. Beatissimo Padre, ci guidi. Papa Benedetto, l'Aquila Nera, questa grande nazione, imporrà la sua scelta alla Chiesa. Quando le grandi solennità coincideranno nello stesso giorno con la festa di grandi santi, avrete il segno e la comprensione per analizzare ciò che sta per scoppiare. Enrico, Beatissimo Padre, che cosa vuol dire? Papa Benedetto, all'opera, nella barca di San Pietro, la massoneria manovra con forze influenti. La situazione della Chiesa peggiora di giorno in giorno. Non c'è più chiarezza o coerenza nell'orientamento definito. Le riforme previste, quelle in corso e quelle future, smembreranno l'eredità della tradizione degli Apostoli. Prestate attenzione alle feste di Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini. Il rumore, ancora lontano, debole, ora suona come un allarme. Voi siete la Chiesa e fuggire da essa non farebbe altro che indebolirla, destabilizzarla e renderla vulnerabile alla sfera massonica. Le correnti interne sono impegnate in una feroce battaglia. Sostenete la Chiesa, offrite sacrifici a Dio. La Chiesa non è imperfetta. Chi la governa con pugno di ferro ne fa una istituzione infedele ai precetti divini. La festa di grandi santi, San Marco, Sant'Antonio da Padova e San Giovanni Battista, saranno per l'ordine romano di Maria Regina di Francia segni precursori quando il trono di San Pietro sarà macchiato di sangue. E quando l'arcivescovo di Parigi farà la stessa fine, il clero tenuto prigioniero sarà torturato e Roma nelle mani dell'invasore. Caro figlio, è giunto il momento di ritirarsi, di trovare rifugio e continuare la missione che vi è stata affidata. Gli uomini sono sempre recalcitranti, rifiutando la croce. Guai al cuore ribelle. Caro figlio, devo continuare ad illuminare le anime in mezzo alla tempesta. Dio mi chiede di guidare la Chiesa nei giorni più bui. La Vergine della Riparazione, che ho accolto con fiducia, non ha concluso il suo messaggio per la Chiesa e per il mondo. Deve ancora visitare la Francia. Invito il piccolo resto a visitare il Santuario Mariano offerto alla Vergine della Riparazione.
Verranno giorni in cui la riparazione troverà posto nei cuori, nelle famiglie e nelle comunità scelte. Non lasciatevi trasportare dagli sconvolgimenti che cercheranno di deprimere le menti e mettere scompiglio nei cuori. Dell'invocazione che la Madre di Dio vi ha donato, avrete la certezza e il coraggio di resistere. In questi giorni travagliati, opponete forza con il rimedio celeste che è stato dato. Caro figlio, camminerò al tuo fianco. Non permetterò a forze inferocite di abbattere ciò che è stato concesso con spirito di riparazione. Vengano ora i fedeli cristiani, senza perdere un solo istante. L'ora è grave. Il pericolo incalza come non succedeva da tempo. Invio la mia benedizione per accompagnare coloro che sono pronti a dare una testimonianza di fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Enrico. Il Santo Padre alza il pastorale. Vedo Spagna e Portogallo. Questi due paesi sono rossi di sangue. Il Santo Padre abbassa il pastorale. La Spagna e il Portogallo formano un solo paese. Il Santo Padre mi parla poi in privato e scompare.